Primo giorno, primo bacio. Grande Fratello 2024, è record stavolta. Il 16 settembre 2024 ha segnato il debutto della 18ª edizione del Grande Fratello, uno dei reality show più amati e discussi della televisione italiana. La puntata, trasmessa in diretta su Canale 5, è stata condotta da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesare Buonamici e Beatrice Luzzi, con la partecipazione di Rebecca Staffelli per raccogliere i commenti del pubblico. Quest'anno, il Grande Fratello ha cambiato location, trasferendosi dai tradizionali studi di Cinecittà a un nuovo complesso situato nel villaggio di Grande Fratello Lumina Studios a Roma. La nuova casa si estende su una superficie di 1750 metri quadrati, offrendo spazi rinnovati e moderni, che promettono di arricchire l'esperienza dei concorrenti e degli spettatori. Questo cambiamento è significativo dopo ben 24 anni di storia del programma, segnando un nuovo inizio per il reality. La prima puntata ha visto l'introduzione delle nomination, un elemento cruciale per la dinamica del gioco. Primo giorno, primo bacio. Grande Fratello, è record stavolta. Signorini ha spiegato le regole e ha invitato i concorrenti a iniziare a formare alleanze e strategie. Durante la serata, sono emerse anche tensioni tra alcuni partecipanti, evidenziando già le prime scintille che caratterizzeranno questa edizione. Un episodio controverso ha riguardato la squalifica di Lino Giuliano, un concorrente proveniente da Temptation Island, per commenti omofobi sui social media, un tema che ha sollevato dibattiti accesi tra i telespettatori e gli opinionisti. Ma il vero colpo di scena, come dicevamo, è stato il primo bacio in casa tra due inquilini. Lo abbiamo raccontato un sacco di volte, anche quest'anno i volti noti e i personaggi normali. Dovranno guadagnarsi puntata dopo puntata il budget per poter effettuare la spesa settimanale e chiaramente dovranno sottoporsi a una serie di prove. E visto che al GF mettere in difficoltà i concorrenti piace tanto, la produzione ha deciso che Luca Calvani e Clarissa Bart, per guadagnare un bella sommetta si sarebbero dovuti scambiare un bacio, naturalmente cinematografico. Poi la scelta è ricaduta su Eleonora Cecere e su Tommaso Franchi. La showgirl e l'idraulico hanno così accettato la prova e hanno fatto guadagnare a tutti un bel gruzzoletto. Che dire, iniziamo alla grande.